Allora, non so nemmeno da dove iniziare questo video, mi sento un po' perso. Perciò vi chiedo preventivamente scusa se in qualche modo le mie argomentazioni saranno leggermente sconnesse tra di loro. L'unica cosa che vi chiedo è di guardare questo video dall'inizio alla fine. Non ho intenzione di nascondervi nulla, sto affrontando un periodo un po' complicato, un po' buio, dove purtroppo mi sto lasciando andare. Mi sto lasciando in qualche modo sconfiggere da una serie di situazioni negative che in qualche modo coinvolgono la mia sfera personale e anche quella lavorativa. Perciò voglio concentrarmi principalmente su questa. Ho pensato di realizzare questo video perché sono sicuro di poter contare su di voi e sicuramente parlarne in maniera così aperta mi aiuterà moltissimo. Ho sempre cercato di portarvi un po' di felicità e un po' di spensieratezza nelle vostre vite e spero ogni tanto di esserci riuscito. Perciò allo stesso tempo credo che io non debba avere alcuna paura nel mostrare davanti a voi questo mio lato più umano, diciamo un po' più emotivo, un po' più fragile, dato che io sono anche e soprattutto questo. Sono come ognuno di voi, un continuo susseguirsi di periodi di positivi e purtroppo anche negativi. Ma arriviamo al dunque senza troppi giri di parole. Questa frase che vi sto per dire vi sembrerà paradossale e alcuni di voi probabilmente ci rimarranno anche molto male, ma sinceramente mi sono rotto completamente i coglioni di tutti i contenuti che sto portando in questi ultimi mesi. Sono stufo, ve lo giuro, non ce la faccio più, sarebbe stato inutile mentirvi. Portare la reaction a questo, la reaction a quello, la reaction a quest'altro, a lungo andare ha bruciato completamente tutto lo spirito di creatività che ha sempre contraddistinto la realizzazione dei miei video. E ve lo dico proprio senza nessun problema, in questi ultimi mesi in cui non so per quale motivo ho deciso di adottare questa metodica, sono anche i mesi in cui ho guadagnato di più da quando ho aperto il canale. Ma questo non mi interessa, non mi basta più, preferisco di gran lunga guadagnare anche 3.000 euro in meno pur di riuscire a portarvi dei contenuti che mi rendano orgoglioso, che mi appaghino, ma soprattutto che vi lasciano un qualcosa di positivo, un qualcosa di costruttivo. Sì, sicuramente le reaction sono divertenti e sono anche tutti gli altri aggettivi meravigliosi che avete in mente. Non sto mettendo in dubbio questo, però secondo me a lungo andare stancano voi e stancano anche me. Quindi siccome la passione e la voglia di realizzare video non si è mai esaurita in me e credo proprio che non si esaurirà mai, perché ho intenzione di fare questo nella vita, voglio intraprendere un nuovo inizio insieme a voi, se ci siete, se mi supportate, in cui il protagonista dei miei video ovviamente sarò sempre io, non vi preoccupate di questo. Ma d'ora in poi ogni contenuto che deciderò di portarvi sarà curato in ogni minimo dettaglio. Sarà veramente interessante e sarà un qualcosa in cui finalmente potrete conoscere il vero Riccardo, dato che non sarò più costretto a reagire a questo, a reagire a quello, a reagire... Basta, mi sono rotto il cazzo. Ma non è finita qui, non è finita qui. Da due mesi a questa parte, spinto appunto dalla voglia, dalla vera voglia di cambiare questa situazione di merda in cui mi trovavo, ho iniziato un progetto di cui vado davvero orgoglioso, assieme a Yasmin e assieme ad Alessio, che a breve conoscerete, in cui abbiamo sostanzialmente costruito da zero uno studio incredibile. Ce l'ho qui a 5 metri da me, ma ancora non voglio farvelo vedere. E questo studio verrà utilizzato per le nostre live sul canale Viola. Quindi sì, siamo un trio, ci chiamiamo Canale Zero. Zero perché non ci crediamo un cazzo di nessuno, ma non importa. E se avete voglia di farmi un enorme regalo, vi chiedo di andarci a seguire immediatamente su Canale Zero. Tanto è gratis come sempre, vi lascio il link qui sotto in descrizione e anche fissato nel primo commento. Probabilmente faremo la prima live già questo venerdì, quindi tra due giorni, venerdì 19 febbraio, dalle ore 18 in poi. Mi raccomando, segnatevi questa data. E niente, vi mostreremo lo studio che abbiamo costruito e tantissime altre cose. Fidatevi che è una figata. So che molti di voi non si sarebbero mai aspettati questo video, ma preferisco essere sempre sincero nei vostri confronti. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di tutte queste cose che vi ho detto. Io come sempre vi ringrazio, vi voglio bene e ci vediamo presto. Bella!